Verissimo anticipazioni, Federica Pellegrini, il suo nuovo obiettivo. Federica Pellegrini ospite a Verissimo, la nuova svolta. Tra gli ospiti della puntata di sabato 30 settembre del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin e in onda nel pomeriggio di Canale 5, ci sarà la nuotatrice Federica Pellegrini. Dopo essere stata per lunghi periodi al centro del gossip per la sua storia con il collega nuotatore Filippo Mannini, che andava avanti, tra alti e bassi, dal 2012, ora la Pellegrini ha rivelato alla Toffanin di aver trascorso la sua prima estate da single. Era da tanti anni che ero fidanzata. Adesso mi sto prendendo i miei tempi e i miei spazi. Queste, tra le parole della nuotatrice, che ha raccontato di aver trascorso una vacanza di una settimana, con le amiche, a Formentera, riuscendo a divertirsi comunque come era riuscita a fare gli anni scorsi quando era ancora fidanzata. Tra gli argomenti affrontati dalla Pellegrini c'è stato anche quello riguardante il suo primo amore, lo sport. Sembra che la ragazza non intenda ritirarsi prima di qualche altro anno ancora e sia assolutamente intenzionata a partecipare alle Olimpiadi che si terranno a Tokyo, la capitale giapponese, nel 2020, anche se per allora avrà raggiunto i 32 anni, un'età spesso mal vista in ambito sportivo. Alla richiesta se veda nel suo futuro un'occupazione da allenatrice, ha poi risposto che avrebbe sicuramente pochi seguaci, essendo abituata ad allenatori piuttosto duri, che hanno reso dura anche lei. Verissimo, sabato 30 settembre, tra gli ospiti Federica Pellegrini. La nuotatrice Federica Pellegrini non sarà l'unico ospite importante di questa terza puntata della nuova stagione di Verissimo. Infatti, alla presenza di Silvia Toffanin, ci saranno anche l'attore Beppe Fiorello, nelle sale cinematografiche da oggi con il film Chi m'ha visto, e l'attrice de Il Segreto, Sara Puebla, che nella serie interpreta Camila Valdés Alce. Classe 1988, nata a Milano, la nuotatrice Federica Pellegrini ha vissuto la sua prima esperienza olimpica durante i giochi svoltisi ad Atene nel 2004, a soli 16 anni, e allora era riuscita a portarsi a casa una medaglia d'argento nei 200 metri. Nel suo palmarès vanta più di 100 medaglie d'oro, gran parte delle quali conquistate in campionati italiani, mentre una vinta, sempre nei 200 metri, ai Giochi Olimpici svoltisi a Pechino nel 2008. Il programma Verissimo, invece, va in onda dal 1996 e, dopo aver visto la conduzione Cristina Parodi, Benedetta Corbi, Giuseppe Brindisi e Paola Perego, dal 2006 ha al timone la giornalista Silvia Toffanin, che quest'anno ha già portato nel suo studio ospiti importanti come il cantante Albano e il pilota motociclistico Max Biaggi.